stiamo ascoltando il punto di vista, il programma di alcuni dei principali candidati sindaci a Roma e a Milano. Ieri era con noi in diretta la sindaca Virginia Raggi, che si ricandida, e quest'oggi vogliamo dare subito il buongiorno ad un altro candidato sempre per la città di Roma, Enrico Michetti, candidato per il centrodestra. Lo stiamo per raggiungere, aspettiamo la regia, naturalmente sarà con noi in diretta tra pochi minuti e avremo modo, insomma, anche in questo caso per il confronto appunto tra i sindaci candidati, di chiedergli che Roma ha in mente, che programma ha, insomma, per metter mano a questa città. Esatto, ci stiamo collegando con lui proprio in questi istanti. Diamo il buongiorno a Enrico Michetti, come detto candidato del centrodestra nella capitale. Buongiorno Michetti. Buongiorno a voi, buona giornata. Buongiorno. Allora, siccome ieri è scoppiato il caso sul fatto che, insomma, sul suo sito non ci fosse il programma, io lo voglio dire, stamattina alle prime ore dell'alba sono andato a vedere il sito, il programma c'è. Ce lo vuole illustrare? No, giusto per fare anche un minimo di servizio. No, però va precisata una cosa, sì. Il programma è un atto ufficiale, non va pubblicato sui siti personali, il programma va pubblicato sull'albo pretorio. E questa è stata una carenza dell'amministrazione capitolina. L'albo e il programma viene presentato insieme alle liste. Se non si possono presentare le liste se non si presenta il programma. No, ma su questo non c'è dubbio, Michetti, però insomma, diciamo che il caso era che sul suo sito ci fosse proprio la sezione programma e fosse completamente vuota, e adesso noi diciamo che il programma c'è, quindi partiamo da qui. Allora, guardi, il programma noi abbiamo pensato, ma partendo dai rifiuti, dal decoro urbano, dai trasporti, da una città più sicura. Noi abbiamo esplorato un pochino tutto quello di cui Roma è carente, il brand di Roma, rilanciare il marchio di Roma, rilanciare quelle che sono le prerogative di Roma, città della cultura, città della bellezza, città dell'arte, città della scienza, città della pubblica amministrazione, centro della cristianità. È chiaro che bisogna, per rilanciare il turismo, bisogna partire da una logistica e da un'organizzazione del turismo, partendo dai trasporti, facendo in modo che questa rete infrastrutturale sia adeguata, con corsie preferenziali, con semafori intelligenti, con i prolungamenti dei tronconi metropolitani, con le tratte, la chiusura dell'anello ferroviario, la Roma Lido, che deve tornare ad essere, voglio dire, una tratta importante, perché quella che collega i due parchi archeologici, quello di Roma Centro e quello degli Scavi di Ostia, ma poi quella che proietta verso il mare. Oggi ci sono 3 convogli, quando invece probabilmente ne servirebbero 30. Chiaro che poi va rilanciata anche quella che è un'immagine della città, lo sfalcio dell'erba. Oggi abbiamo delle sterpaglie altezza uomo, abbiamo i cinghiali in città purtroppo, quindi anche l'igiene urbana, non abbiamo impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, abbiamo un piano rifiuti che non è stato largamente inattuato, e quindi ci troviamo al collasso per carenze derivanti sia dal comune, perché il comune si occupa della raccolta e dovrebbe comunque fare in modo che vengano pianificati gli impianti e individuati i luoghi dove fare in modo che questi vengano realizzati. La regione al contempo, se il comune resta inadempiente, dovrebbe sostituirsi al comune. Uh-huh. Purtroppo entrambi non hanno fatto nulla, e questo ha fatto sì che si creasse questa emergenza. Certo. Ecco, poi Roma vive in totale emergenza, purtroppo. Bisogna tornare alla normalità, e per tornare alla normalità, e chiudo, bisogna pianificare, così per le strade va pianificata la manutenzione ordinaria, quella straordinaria, così per i prezzi scolastici, e così per tutta quello che riguarda la manutenzione dei parchi, il verde pubblico. La pianificazione, insomma, come punto centrale. Tra l'altro, in una recente intervista lei ha dichiarato che per 6 mesi sarà anche assessore al bilancio, perché anche lì evidentemente occorrerà una pianificazione importante per risanare. Beh sì, perché il 31 dicembre di quest'anno chiude la gestione commissariale, perché lei sa che il bilancio di Roma è commissariato per la parte che purtroppo aveva un debito pubblico Roma piuttosto ingente, quindi si è trovato un accordo con il governo per la gestione di questo debito attraverso
una gestione commissariale. Questa chiude, bisogna capire con quale bilancio chiuderà, quale sarà il carico che graverà su Roma e poi prendere con le dovute conseguenze, prendere i rimedi idonei per superare questa impasse. E bisogna capire a quel punto, attraverso una due diligence economico-finanziaria, capire lo stato dell'arte e quindi, diciamo, quella è una fase delicatissima, perché devono essere prese decisioni di natura politica in ragione dello stato economico dell'ente locale. Perfetto, perfetto. Guardi, le tematiche sono moltissime, ha avuto lo spazio per raccontare un po' il suo programma all'inizio, i minuti, lei sa che siamo contingentati e quindi i minuti certo. Sua disposizione sono terminati. Grazie ovviamente per essere stato nostro ospite ad Enrico Michetti e, come per tutti gli altri, in bocca al lupo per le prossime elezioni. Grazie, grazie a voi, grazie a voi.